Parliamo di CNA, eccolo qua, Standard CNA. Cos'è CNA? CNA International è un'azienda che si occupa principalmente di antifurti per campo, antifurti, localizzatori, e abbiamo anche delle chicchine in più per il camper. Vi faccio vedere alcuni prodotti, per esempio qua abbiamo, intanto partiamo dalle vetrinette, partiamo di qua dalle vetrinette, vi faccio vedere quello che c'è, dal modulo ultrasuoni, sensore a iperfrequenza, veramente un sensore che spesso è, diciamo, escluso dalle installazioni, ma invece è un sensore veramente, veramente molto interessante. È un po' come, diciamo, come se creasse una sfera all'interno del vostro veicolo. Qualsiasi cosa va a passare da questa sfera viene rilevata e manda un allarme. Molto meglio rispetto, per esempio, ai sensori volumetrici che possono essere che disturbati non hanno corrente d'aria. Lui non ha problemi con l'aria, non ha problemi con i riscontri, i ventilatori accesi, eccetera, eccetera. L'unica cosa è se viene invaso il suo campo da qualche cosa. Quindi un uccello, un gatto, un cane, sì, può suonare chiaramente, quindi per chi ha animali non va bene, ma per chi non ha animali e vuole lasciare finestre aperte, questo è un sensore veramente, veramente molto, molto utile e studiato veramente bene. Andiamo avanti. La classica sirena filare con la sua staffettina e la centralina dell'allarme. Scusate, sempre la sirena, che centralina? Mi sbaglio anch'io. Sensori. Abbiamo il sensore a magnete, il sensore accelerometro, veramente un sensore molto 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 bello e utile. Il radiocomandino per chi non ha il telecomando, apertura e chiusura sulla chiave, oppure che chi magari ha un'unica chiave col telecomando. Si può mettere il telecomandino, il radiocomandino, questo qui in più sulla seconda chiave dove non c'è telecomando. Quindi chi ha la seconda chiave, classico caso, moglie e marito, andiamo a giro, abbiamo entrambi magari la chiave, uno con il testachiave con il telecomando per aprire e chiudere, l'altro non ha il testachiave. Mettendo il telecomandino, anche la seconda chiave ha la possibilità di aprire e chiudere, quindi disattivare, attivare l'allarme e aprire e chiudere le chiusure del camper, semplicemente premendo un pulsante. Quindi ottimo anche questo da aggiungere per chi sulla seconda chiave non ha magari il telecomando. Questa è la centralina dell'allarme, piccolissima, con il suo leddino, il suo cablaggio diciamo standard, che poi può essere modificato per essere installato in maniera migliore. Si va avanti, come dicevo, c'è, per esempio, questo qui è un sensore a laccio, ve lo faccio vedere bene sul modellino. Abbiamo il rivelatore di gas e per ultimo il localizzatore satellitare. PatrolSat, localizzatore satellitare, è un oggetto veramente molto molto utile perché in caso, aiuto, mi è scivolata la GoPro, in caso suoni l'allarme, il segnale dell'allarme va ad eccitare, ad attivare il localizzatore e vi farà una chiamata sul telefono. Cosa vuol dire? Che se siamo fuori da un supermercato con il camper parcheggiato e noi entriamo dentro per fare la spesa, mi avvertirà non appena qualcuno tenta di entrare sul camper, quindi l'allarme va in allarme, quindi l'antifurto va in allarme, mi va a mandare il segnale GPS, lui mi telefona e io magari in questa maniera riesco in 2 minuti, 3 minuti a uscire dal supermercato e sventare il furto. Quindi questo è un bel oggettino da poter montare complementarmente, mi sto annodando oggi, sto parlando troppo, all'antifurto per completarlo in tutte le sue parti. Qui per esempio c'è un modellino proprio del classico camper, abbiamo il leddino chiaramente con l'allarme montato, c'è il suo telecomandino con il tasto di chiusura, il tasto di apertura e il parziale per poterlo inserire senza sensori interni. Abbiamo il sensore inizio a essere stanco. Abbiamo il sensore con l'accelerometro da poter mettere le finestre, non apro perché se no mi suona, perché qui dice apri ma suona. Il sensore magnetico da poter mettere alla porta e abbiamo il laccio. È allarmato? Certo che è allarmato, vero? Allora, così lo faccio suonare e lo faccio alzare, vedi? È lì che non aspetta altro che stacco perché allarmi. Allora, abbiamo questo laccio. Questo laccio cos'è? È una cosa che
è molto molto interessante, perché questo laccio permette, intanto guardiamo la lunghezza, che è veramente molto molto lungo. Questo è una specie di lazzo, come vedete c'è una parte fatta a cerchio su cui vai a ripassare il cavo, ok? Ripassando il cavo noi lo possiamo passare intorno a delle biciclette, a una carrozzina. Chi è invalido magari può lasciare la carrozzina fuori e può passare questo lazzo intorno, un passeggino, qualsiasi cosa che noi andiamo a tenere fuori, un monopattino che sia, tutto quello che può essere, ci può passare questo qui in un anello, lo possiamo andare a proteggere. Cosa succede se il ladro tenta di tagliare questo cavo oppure va a svitare questo, però io lo faccio suonare così, andate a vedere, così arriva, arriva, 3, 2, 1, siccome è molto simpatico che lo sto sentendo continuamente, c'è, è pronta? Eccolo, così ora gli tocca alzarsi e venirlo a spengere, e io l'ho fatto apposta, che non glielo spengo, non te lo spengo, ti tocca a te, non vuol venire, eccolo, così viene e lei spenge l'allarme. Quindi è un sistema, l'ho già riattivato, così almeno risuona subito. È un sistema geniale, una cosa unica che hanno loro, e secondo me è veramente una marcia in più rispetto a tanti altri. È un veramente, questo lazzo non è spesso considerato, non è magari ritenuto importante, ma in realtà svolge una funzione molto molto utile. La scatolina, questa, può essere messa fuori, quindi sulla fiancata, incollata, sigillata, e se stagna qui non c'è alcun problema, il connettore stagno non c'è alcun problema, ha i tappini che coprono le viti, quindi rimane chiuso, è alimentata a batteria, la batteria dura tantissimo, anche perché non ha grandi cose da fare, deve solo tenere protetto una fune, quindi una specie di cavo. La batteria dura tantissimo, quindi pochissima manutenzione. Quando c'è bisogno, tra l'altro, quando si leva il connettore, come si può vedere, c'è un tappino per poter chiudere e quindi per non far entrare lo sporco. Può essere montato sia esterno che interno. Penso che questo sia veramente un oggettino di differenza da tanti altri allarmi, e possa creare magari la differenza per chi ha bisogno di questa protezione in più rispetto magari a altri allarmi che non hanno questa disponibilità. Veramente un'azienda comunque solida, un'azienda che ci offre un prodotto buono, un prodotto molto molto valido e ben configurabile su tutti i mezzi. Bene, CNA ve l'ho presentata, Patrol Line è l'azienda produttrice dell'allarme, veramente un bel oggetto, li monto spesso e volentieri, non c'è alcun problema, non ho mai avuto problemi di prodotto, quindi è un'azienda top che si merita di essere recensita. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.